L'algoritmo in quanto tale non è sbagliato. L'algoritmo può commettere errori solo in due casi. Se vengono introdotti dati errati e se non si condivide i criteri di utilizzo, di inserimento dell'algoritmo. A nostro parere, ci sono alcune valutazioni negative sull'algoritmo che derivano dal fatto che non si condividono i criteri che sono stati scelti, che sono previsti dalle ordinanze, e sicuramente sarebbe stato necessario avere più tempo per poter correggere eventualmente degli errori che sono stati segnalati. Vi faccio vedere solo la seconda. Ok. Supplenze da GAE e GPS. Sindacati chiedono un intervento del Ministero sul fronte della MAD. Chi è dentro le graduatorie non può inviare domande di messa a disposizione. È previsto un intervento come l'anno scorso? In questo momento non è previsto, anche perché quello che è regolamentato è un decreto ministeriale e quindi non è previsto in questo momento un intervento modificativo.